get you? Allora, ti piace? Mm. Non ti piace? Beh, questo passa la vita. Piuttosto micragnosa. Puoi sempre tornare a Parigi. Questo lo so. I signori desiderano? Due birre. Due birre. Se tu permetti, caro, uno Sputnik per me. Uno Sputnik per madame. Uno Sputnik. Mi perdoni, madame, cos'è lo Sputnik? È il suo nome originale. Ma gli americani lo hanno ribattezzato Screwdriver. Screwdriver? La signora intende aranciata con vodka, Simone. Giusto, madame? Stavo proprio per spiegargli. Ma la vodka non c'è, vero Simone? È vero, Frau Spies. Mi dispiace, madame. Prendi la birra, cara. Se non mi va. Whisky and coca, forse? Mm. Con tanto, tanto ghiaccio. Va bene. Hai sentito, Simone? Corro, Frau Spies. Permettete? Karin Spies, regista pubblicitaria. Pubblicitaria perché in fondo le bibite e i saponi sono meno nocivi della violenza, del sesso o della politica che si spacciano al cinema.
E questa è Eva, con un cognome impossibile. Ex BB, PP o CC di Praga o di Budapest. Non ricordo bene. Piacere. Yvette e Paul Marais. Piacere. Anche voi in vacanza qui? No, io sono venuto a progettare un villaggio turistico. Architetto? Oh, è favoloso. E madame? Mi ha accompagnato per riposarsi un po'. Ho fatto bene. Qui c'è il sole, c'è il mare e tanta aria pura. E c'è Karin Spies, che ha affittato una graziosa villetta laggiù, dove stasera dà una festicciola. Perché non venite anche voi? Ci sarà poca gente, tutta ovvia, scontata, apocalittica, ma divertente. Allora, ci verrete? Sì, grazie. Wunderbar. Un momento, Simone. Vieni. Grazie. Allora, a stasera. Arrivederci. Vieni. Come? Bye bye. Potevi almeno chiedermelo, no? Che cosa, cara? Come che cosa? Se volevo andarci a quella festicciola, caro. Credevo che ti facesse piacere. Fai il premuroso ora. Non darle retta. I maiali vanno di moda oggi. E il suo Sputnik, madame. Grazie. E così lei è qui per progettare un villaggio turistico? Esatto, signora. Ha intenzione di costruirlo lei? Vabbè, la ditta per la quale lavoro. E che ditta è? La Giro e Compagnie. Dove sta? A Parigi. Non l'ho mai sentita nominare. Dolente. L'avete visto voi? E sai, anch'io a Roma sono nelle costruzioni. Ah, davvero? Ho un'impresa molto importante. Sì, tanto importante che è quasi funebre per come l'ha ridotta tuo marito con le sue speculazioni. L'avete visto? Ben di saggio. Come si fa a costruire dei palazzi che ti crollano la minima scossa, dove non puoi parlare senza che i vicini ti sentano, dove non funziona mai niente? Dove si sarà agganciato? C'è chi ci fa un sacco di soldi. Prendete quelli che comprarono il terreno dove c'era la nostra baracca. Per anni ci erano stati appresso. Da quando la città ci aveva raggiunto e circondato. Non l'avete visto. Ma l'affare l'abbiamo fatto anche noi. Con quel terreno ci siamo dati alle magliette. Abbiamo trovato un tedesco al quale bastava l'etichetta Made in Italy per vendere qualsiasi cosa ai suoi brocchi. Senza offesa, Frau Spies. Oh, per carità. Anche in Italia si vende qualsiasi cosa Made in Germany. L'avete sentito allora. Vieni. Così siete sposati da 10 anni, ma non avete figli. Come mai? Chi lo sa? Noi vogliamo averne, ma più avanti. Ora non ce lo possiamo proprio permettere. Io faccio la commessa in un grande magazzino e Michelle lavora in banca. È al suo primo impiego, capite? Non l'avete sentito. Comunque oggi abbiamo una piccola fabbrica, 2 operai e un contabile. Il filato lo compriamo dalla Nerrosso in contanti. Siamo gli unici a comprarlo in contanti. E quindi risparmiamo tutti gli interessi passivi sulle cambiali. Poi lo facciamo lavorare da terzi su modelli che freghiamo dai giornali o dalle vetrine. E anche qui paghiamo in contanti. E quindi ci facciamo mandare le magliette finite in fabbrica, dove le stiriamo, ci mettiamo le nostre etichette e le imballiamo. Non l'avete visto e sentito.
Guai ad essere passive. Arrivi alla noia e al vuoto se ti fai trascinare da lui. Dov'è allora? Perché lui ha il suo lavoro e noi le sue briciole. Per questo bisogna essere attive, partecipare, collaborare. Come fai tu, eh? Beh, almeno non ci si trova sprovvedute se arriva un tracollo. Ah, parli per esperienza, eh? Dov'è? Chi? Si può sapere chi sta cercando? Dio, naturalmente. Ma chi era? Io che ne so. Dite la sbornia? Insomma. Io ho una testa che sembra di piombo. Sapete cosa ci è successo stanotte? Che cosa? Tornando a casa ci siamo imbattuti in una ragazza. Una ragazza? Com'era, com'era? Bellina. Sola? No, c'era un Doberman con lei, che ringhiava. Ostia, che peccato se no. C'era la moglie con lui. Oh. Che vuoi dire? Tu cosa avresti fatto se... Ma niente, tesoro. Io amo solo te, lo sai. Una ragazza col cane. L'abbiamo vista anche noi qualche volta sulla scogliera. Si chiama Janine. Il motoscafo. Vedi, caro, la tedesca ci ha invitato a fare lo sci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo. Andiamo. Sì, sì, andiamo. Fammi appoggiare. Grazie. Perché non voglio questo caldo. E la tua, il sacco della foto. Vorresti andarci anche tu? No, preferisco accompagnarti. Vieni allora, dammi la borsa. Non lo so, forse ho preso uno scoglio. Oh, attento, qui ce ne sono degli altri. Ma dove li tenevi gli occhi, dico io? Dove? Non pensavo che cercassi una scogliera per il tuo villaggio turistico. Non si rimette in moto, eh? Deve essersi rotta l'elica.
Accidenti. Ah, ferrata. Bene, molto bene. E come facciamo ora? Come torniamo indietro? La spingiamo a nuoto? Ma che fai ora? Dammi una mano. Cerchiamo di raggiungere la riva. Eh? La riva? E tu la chiami riva, quella? Ah, puoi scendere se vuoi, fare l'autostop. Un passaggio a qualche squalo te lo dà sicuramente. Stronzo. Beh, e ora? Beh, ora aspettiamo che i marisi ci vengano a prendere, no? Ma mica vorrei passare la notte qui, eh? Cosa? Con l'Hilton dietro l'angolo? Ah, no, vieni, forse hanno una camera libera, che vedrai. Stupido che sei. Dai. Ma... aspettami! Vieni! Un momento! Dai, forza! Paul, ho paura. Non me lo dire, da quando in qua? Hai sentito? Ma non temere, sarà solo King Kong. Paul! Ma insomma, tu vuoi proprio farti svegliare dalla marea, cara. Salve, buon uomo. L'elica della nostra barca si è rotta e allora... Venite. Potete dormire qui se volete. Grazie. Grazie. Permesso. Chi sarà? Ma, con tutte queste reti sarà un pescatore. Ci sta guardando. Il cane, voglio dire. Beh, non lo sapevi, i cani sono guardoni di natura. Ti eccita? Terribilmente. A me sì. Prova a pensare a quella ragazza che era con lui ieri notte. Chissà dove sarà adesso. C'è. Chissà. Forse si starà strofinando un cespuglio. Originale. Allora, pensa a qualcuno che abbiamo conosciuto alla festa di quella lesbicona tedesca. L'amante dell'onorevole, per esempio. È intelligente, sta nelle costruzioni. Potrebbe esserti utile. Ti pare? Meglio la pipì di Praga. Almeno è una puttana più giovane. Oh,
Non ti illudere. Il profumo della sua primavera sarà svanito, come l'arte della regista e gli ideali dell'onorevole. Ecco, io potrei pensare all'onorevole. È marcio abbastanza. No, no, è molto meglio il burino, quello delle magliette. Lui perlomeno ha meno morti sulla coscienza. È uno sciacallo lo stesso, però è genuino. Hai visto come sbava? Tu potresti pensare alla moglie, invece. Hai visto come suda? L'odore della fica si sentiva su tutto il terrazzo. Sicuramente avrà un boschetto più nutrito di uno zoo. E perché non ha quell'inglesina in avanzata fase di putrefazione? Perché no? E io potrei rinchiudermi nella tomba con il marito a fare la fakira con le sue ossa. Potresti pensare a quel tipo strano che cerca la verità? No, mi fa paura. Eh già, per lui saresti una verità fin troppo banale. Allora, pensaci tu. E se pensassimo a quella coppietta in luna di miele? Ah, bene, ci mettiamo a fare i gamberi. Una volta anche noi eravamo come loro. Non avevamo bisogno di questi giochetti per riscaldare i nostri corpi. Beh, te l'ho detto, ci mettiamo a fare i gamberi. Se almeno avessimo avuto un bambino. Ma tu mi hai fatto abortire 11 anni fa. Non eravamo ancora sicuri di amarci veramente. E poi eravamo d'accordo, no? Sì, ma perché non è venuto dopo? Perché non viene ora, Paul? Paul. Quante volte ci abbiamo provato, Yvette? Sì, ma è tanto che non ci proviamo più. Tanto. Qualche mese. 3 mesi, Paul. 3 mesi. Oh, calmati, su. Non piangere. Un giorno lo avremo, il bambino. Tu lo credi? Sì, certamente. Oh, Paul, sarebbe meraviglioso. Darebbe nuovamente un senso alla nostra unione, alla mia vita. Paul. Avevo detto che quello era un pescatore. La nostra barca. Riparata, vieni, ce ne andiamo, vieni. E là, grazie. Grazie di tutto, arrivederci. Grazie. Thank you.
sarà vera o è un miraggio? Cosa ci fa qui, su quest'isola meravigliosa, lontana dalla merda? Non lo sa che è merda anche lei? O scambia questa prigione per un rifugio? Non lo vede il mare che la circonda? Non la sente la pelle dalla quale non può scappare? È inutile che lo bastoni. È inutile che lo scacci, signore. Il male tu l'hai creato insieme a noi. E ora devi tenertelo. Dov'è Janine? Chi è Janine? Janine? Per carità, signor architetto, non ha visto quel cane che le viene sempre appresso? È il demonio! Pensi che ha morso un pescatore che lo aveva salvato da un incendio. Lì c'era uno strano pescatore, uno sciancato che lo bastonava. Appunto, Ugo, quel pescatore. È stata quella bestiaccia a renderlo sciancato. Ugo era già un tipo poco socievole prima, ma da allora viene qui solo per vendere il suo pesce. Ma quella Janine non l'ho vista nella grotta. Non credo che stia con lui, infatti, anche se ci mangerà assieme. E dove sta? Non lo so, venne qui qualche settimana fa. I primi giorni dormiva in albergo, ma non parlava con nessuno e andava sempre in giro per l'isola da sola. E poi? Poi, un bel giorno, non tornò più. E ogni tanto qualcuno la vede sulla scogliera con quel cane. Dia retta a me, stia lontano da lei. Questo è un guaio. Potrebbe rivelarsi un problema per gli abitanti del mio villaggio turistico. Non ci avevo pensato. Provi all'inferno, allora. Capace che la trova lì. Grazie del consiglio. Oh, scusi, dico sul serio. La cerchi fra i resti del castello Richelieu. Qualche anno fa andò quasi distrutto da un incendio. È quello là. Noi lo chiamiamo inferno perché fece un fuoco che si vedeva fino qui. E ogni tanto sembra ancora che fumi, specialmente di notte. Ha detto castello Richelieu? Sì, quello.
Per Ugo, Giannina è come la zingara per il gobbo di Notre Dame. Volevo solo riprendermi la macchina fotografica. Non volevo farle del male. Davvero? E perché sei venuto fin qui a cercarla? Non lo sai che la verità non la si trova nemmeno all'inferno? Una volta questo era un castello. Apparteneva ai Richelieu, gente molto ricca e felice. Avevano una bambina, graziosa e vivace. E un cane. Un cane di razza. Tanto di razza che la signora volle provarlo. E poi? Poi il castello bruciò. I Richelieu partirono con la loro bambina e non se ne seppe più niente. E il cane? Il cane. Il cane. Il cane. Senti, ma che ti è successo qua? Niente. L'ha portata quella ragazza, Jeanine. È di là in cucina che mangia. Non trattarla male, non è cattiva. Ciao. Buon appetito. Non aver paura. Questa la puoi tenere. È tua. Tieni. Tieni. Bravo, così va bene. Ehi! Hey! Aspetta! Permesso? Ci avete piantato, eh? Ah, ma ora basta con la segregazione, no? L'onorevole ci invita tutti sul suo yacht. L'ha più vista quella ragazza? Quale ragazza? Quella Jeanine.
No. Prego. Senti, caro, per quell'appalto? Lo so, salverebbe tuo marito dal fallimento. Sei qui per questo, no? E allora? Allora cosa vuoi che sia un fallimento? Di fronte alla crisi internazionale, all'inquinamento, all'inflazione? Niente, niente, caro. Ma per me tutto. Ci penserò io a te, non ti preoccupare. Lascialo perdere, quel pappa di tuo marito. Allora è proprio vero. Ti hanno liquidato. Tu non sei più nemmeno in grado di ottenere un piccolo appalto. Chiamalo piccolo. Si sono purgati di te. Quanti miliardi hai preso sotto banco, Dean? Più o meno quanto gli altri, solo che non sono stati ancora scoperti. Fate venire i comunisti e poi vedrete. Vedrete cosa? Un popolo di statali. Ma non vi basta l'assenteismo di quelli che ci sono già. Volete che tutto il mondo diventi lento come la burocrazia? La verità è che siamo tutti corrotti e corruttibili. Non tutti. Gli animali no. Anche loro. Non sono forse condizionati da noi? Lo sono sempre stati, se è per questo, da quando esistiamo e non abbiamo altro che riempire i nostri eccessi. Guardatevi bene in faccia. Tu, per esempio, non discendi forse da un tacchino, e tu da un maiale, e tu da una vacca. Tu invece sei una mignotta e cerchi un cazzo più lungo della lingua per prolungare il ponte che ti separa dall'effimera sponda del successo. Ma chi è quel tipo? Alex Rejani, ricchissimo, spreitato. Non ha trovato nella teologia valide risposte alle sue numerosissime domande. Ed è venuto a cercarle qui? Beh, le domande se le portate appresso, no? Ci vorrebbero i colonnelli, anzi i tenenti perché sono più giovani. Figurati. Dove vai, cara? A fare le valigie, domani parto. Ah, bravo, continua a partire. Capace che trovi un onorevole più adatto. Bada però che non sia froce. Michel, anche noi dobbiamo fare le valigie. Come? Già finita la luna di miele? Per forza. Il miele si è fatto meglio. Mi fai il solletico. Paul? Sei già di ritorno? C'è Janine. Ciao. Ciao. Ti ringrazio per la macchina fotografica. È stato un piacere. Ho fatto un sacco di fotografie, sai. Guarda. Te le sviluppo subito.
Janine! Oh. Janine! Cucù! Sorpresa, sorpresa! Adesso basta lavorare. Fate una pausa. Prendete un cinar! Mica potete farvela solo fra di voi, come dei trogloditi. Guardate cosa vi abbiamo portato. Maialino da fare allo schiena. Whisky, vodka, birra e vino. Perfino il bob. Aglio, prosciutto e cazzo imperio. E tutto l'occorrente per fare il fuoco. Tanto, tanto fuoco. Viva Sodoma! Sarà buono questo vino? Ne vuoi? Maria Santissima, quanto mangi? L'avete poi rivista quella ragazza? No. Perché? Voi l'avete rivista? Ma che? Pare essersi volatilizzata.
Yvette, che c'è? Niente. Ma tu stai piangendo. Non piangere, Yvette. No. Non piangere, ti prego. Niente. Ti prego, non piangere. Ti prego. Ti prego, non piangere. Sì, Paul. Vieni. Quell'uomo, ho paura. Che uomo? Vi prego, non ditegli che sono qui, vi prego. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Brasseur. È Sergio Brasseur. E lavoro per un'agenzia di investigazioni. Ecco. Un detective? In che cosa possiamo esserle utili? Ecco, sto cercando una ragazza. È questa qui. Non l'avete mica vista da queste parti? No. Cosa ha fatto? È scappata. E con un bel malloppo anche. Ma io non la sto cercando per i soldi. Quelli li hanno già restituiti i suoi genitori con tanto di mancia. Per chiudere gli occhi alla legge, sapete com'è. No, è che la vogliono ritrovare, quei poveretti, e si sono rivolti alla mia agenzia. Comunque voi non l'avete vista, avete detto. Non di recente, almeno.
Ah, allora l'avete vista? Sì, i primi giorni, qualche volta, sulla scogliera. Ma è un bel po' che non la vediamo più. Dicono tutti la stessa cosa su quest'isola. Beh, tolgo il disturbo. Uh-huh. Ah, e se vi capita di rivederla, avvisatemi per piacere. Senz'altro. Quello è il mio biglietto da visita. D'accordo. Comunque mi fermerò all'albergo per qualche giorno. Va bene. Arrivederci. 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 Grazie. Grazie. Perché non ci avevi detto che eri scappata? Ma non me l'avete mai chiesto. Già, non te l'abbiamo mai chiesto. Siete arrabbiati con me? Ma che dici, Janine? Per carità. Paul. Cerca di capirmi, Paul. Su quest'isola io ci ho passato l'ultimo bel periodo della mia vita. Il più bello, forse. Una vacanza stupenda, indimenticabile. Ti ascolto. Poi i miei divorziarono. Mi schiaffarono in un collegio e se ne andarono ognuno per la sua strada. In giro per il mondo. Egoisti, cattivi. Io ho sofferto molto. Mi sono anche ammalata. Bambina mia. Ho cercato di resistere quanto ho potuto. Per anni sono stata segregata in Svizzera. Poi non ce l'ho fatta più. Ho rubato dei soldi e me ne sono venuta qui. Qui ho incontrato voi. Janine. Non mandarmi via, Paul. Non voglio tornare fra quella gente dura, scostante. Ad aspettare che mio padre moltiplichi i suoi miliardi o che mia madre esaurisca il suo giro degli istituti di bellezza. Ad accontentarmi delle loro cartoline o dei regali che mi mandano per Pasqua o per Natale. Tienimi con te, almeno finché ve ne andrete via voi. Almeno finché parte quell'odioso detective. Janine, tu puoi restare fin tanto che vuoi. Paul? Ma certo, Janine, puoi restare. Lasciala stare, quella ragazza. Lasciala stare, hai capito? Tieni alla larga da lei. Alla larga. Alla larga. Ha ragione lui. Meglio stare alla larga dalla verità. Solo che anche la natura è scontata, imprevedibile. Che fare? Che fare? Non la posso più sentire, quella bestiaccia. Non è una bestiaccia. Sta di fatto che ogni volta che lo facciamo... È il mio cane. Il mio cane, capisci? Il mio cane! Janine. Non è della mamma. È il mio cane. Il mio. Il mio. Mio! Janine. Che cosa vuoi fare? Perché gli fai così? Perché? Che cosa gli stai facendo, mamma? Perché lo tocchi così? No, no. No, poi papà me lo porta via. Poi lo chiudo nel castello. Poi lo brucia in fuoco. No! No! Ah!
Grazie, Ugo. Tu me l'hai salvato, il mio cane. Tu sei come lui, buono e forte come il mare, chiaro come il cielo, sereno come l'isola. Non te la prendere con lui, se è diventato cattivo. Non è colpa sua. Non è colpa sua. Non è colpa sua. Domani se ne va. Tu te ne vai, se vuoi. Yvette. Ora che l'hai consumata, vuoi gettarla nella spazzatura? Ma che dici, Yvette? È stata un'esperienza per entrambi. Ma ora... Ora non serve. A te, forse. Tutti uguali, voi uomini. Appena possedete una cosa, non vi interessa più. Tornerà tutto come prima, Yvette. Io ti amo. Io ho tanto bisogno di te. Anche lei. Perciò resterà con me. Un giorno potresti stancartene, pentirtene. No, non ci si stanca del paradiso. Ma quale paradiso? Droga, vuoi dire? Voi non siete che droga, l'una per l'altra. E noi che cosa siamo l'uno per l'altra? Amore? No, solo dovere, dovere e abitudine. Janine! Yvette! Buonasera, signor architetto. Si ricorda di me? Sono Serge Brasseur, dell'agenzia di investigazione. Ah, lei è ancora qui. Non ho ancora trovato quella ragazza. Si accomodi. Grazie. Ne vuole? Ho già preso, grazie. Mi scusi, sa, ma lei per caso non è che la rivista, eh? Chi? Janine Richelieu, quella ragazza. No, eh. E ora come faccio? Non so più dove cercarla. E se non la trovo in tempo... E allora? Se non la trovo in tempo? Vede, Janine, quella ragazza, ha urgente bisogno di cure. È malata, molto malata. In Svizzera la tenevano sotto controllo, ma qui... Che cosa? Ora le spiego. Deve sapere che questa ragazza è giovanissima. Yvette! 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 No!
architetto. 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 Sì. Non si sente bene, architetto. Mi scusi, dottore. Ero sovrappensiero. Mi dica. Le analisi, purtroppo, sono risultate positive. Sia lei che sua moglie siete affetti da sifilide. Sifilide? Non c'è da preoccuparsi, però. Siete entrambi al primo stadio e con una cura adeguata potete guarire. È sicuro, dottore? Sì. Però... Però? Dalle analisi che abbiamo fatto, risulta anche che sua moglie è incinta. Incinta? Yvette è incinta? Sì, purtroppo. Purtroppo? Perché purtroppo? Perché a causa della sifilide il bambino potrebbe nascere, come dire... Menomato, ecco. Menomato? Potrebbe, ho detto. D'altra parte, un aborto renderebbe sicuramente impossibile un'altra maternità. Che facciamo, Yvette? Che facciamo? È la nostra punizione. Il sacrificio di Cristo fu inutile, come tutti quelli che lo precedettero e lo seguirono, perché Dio fece due fratelli siamesi che nessun chirurgo riuscirà mai a separare, il bene e il male. Che facciamo, Yvette? Che facciamo? Thank you.